Una nuova ricetta super salutare, super proteica, super pieno di fibre e poi senza glutine. Sì, proprio per fare un brownie intelligente fatto con i fagioli. Sì, i fagioli sono farinose, così ci dà la base di questo brownie super gustoso che vi posso garantire sotto l'albero di Natale nessuno sgamerà la differenza. La cosa bella è questa. Ho deciso di utilizzare i borlotti. Una tazza e mezza di borlotti, ok? Vi invito di prendere una tazza che sarebbe una sorta di misura americana che noi usiamo. Se non ce l'avete la tazza, la potete utilizzare una tazza di cappuccino che più o meno equivale a una tazza così. Una tazza, che okay, la prima parte della nostra ricetta saranno i fagioli, ok? Perfetto. Messo fagioli, dopodiché dobbiamo mettere 2 cucchiai di cacao magro. Cacao magro ci dà tanto gusto, però con poco grasso, perché è un cacao che è stato degrassato. Pensate di una bella cioccolata calda, spesso e volentieri fatta con il cacao magro, così non è un cacao cattivo, ma ricco di flavonoidi per il nostro cervello, flavonoidi per la nostra neurogenesi e flavonoidi per proteggere i nostri neuroni, ok? E noi dobbiamo mettere 2 teaspoon di cacao magro. Ecco, così ancora non abbiamo fatto niente di peccaminoso. Stiamo ancora camminando sulla rete strada. Dobbiamo mettere una mezza tazza di quick oats. Ok, quick oats sono instant oats o sono fiocchi di avena che sono, diciamo, non decorticati, ma sono cuociono più velocemente del classico avena, che è un po' più rigido, un po' più fibroso. Una mezza tazza di nostro Quick Oats, che con Food Springs possiamo prendere, è eccellente come una farina, diciamo, alternativa, così mezza tazza di nostro Quick Oats, o sciroppo di acero, o miele, o stevia, o altrimenti il nostro agave. Io utilizzerò sciroppo di agave. Sciroppo di agave dicono che non agisce sulle glicemie nel sangue, è fruttosio puro, allora va direttamente sul fegato, così non è che possiamo dire oh, super salutare, mangi quanto agave che ti pare. Andiamo a mettere 1/3 di tazza del nostro dolcificante. L'agave è una sorta di cactus, un po' di olio di cocco, sempre dai nostri amici di Food Spring abbiamo il nostro olio di cocco, e sono da olio di cocco che viene raccolto da cocchi vergini, altamente diciamo salutare. E qui dobbiamo mettere 1/4 di tazza di olio di cocco, ok? Poi ci mancano, ok, i chocolate chips, ok? Questo è fondamentale. Prendete una barretta di cioccolato fondente, il più fondente possibile, perché ovviamente più fondente vuol dire meno zucchero ha, magari se lo potete trovare prendete organico, ok? E andiamo a aggiungere questo per dare, perché non puoi fare un brownie senza cioccolato, ragazzi, mi dispiace, questa è necessario. Potresti anche utilizzare, volendo, una protein chocolate di Food Spring, in questo momento non ce l'ho, così metto, sarebbe potuto essere una barretta di cioccolato proteico della Food Spring. Ok, ci andrebbe vaniglia liquida. La vaniglia liquida, per quanto riguarda i dolci, è come il sale, ok? Perché la vaniglia liquida è un esaltatore del sapore e ci dà un gusto, un dolce che ha più gusto. Una tazza e mezza di fagioli, 2 cucchiai grandi da tavola di cacao in polvere, una mezza tazza di avena di veloce, diciamo, instant oats della nostra Food Spring. Poi abbiamo messo 1/3 di tazza di o stevia o sciroppo di acero o miele, o altrimenti come ho utilizzato io, sciroppo di agave, ok? 1/4 di tazza di olio di cocco, 2 cucchiaine di vaniglia liquida. Vi invito di andare a prenderlo magari in un grande centro commerciale o un negozio specializzato, perché cambia il sapore letteralmente. E poi una barretta di cioccolato. Dopodiché è molto semplice, la cosa bella è tutto quello che devi fare è frullarlo. Eccoci qua. Ok, guardate la consistenza. E poi la cosa più bella di questa ricetta è che non c'è farina, e non c'è uova, non c'è burro, non c'è zucchero semplice. Cioè, c'è zucchero, c'è il dolcificante, però non è zucchero.
I nostri fagioli sono proteici, anche così abbiamo anche la proteina dei fagioli, ma abbiamo anche la fibra dei nostri fagioli, che dà un grande aiuto alla microbioma. Lo sapete quanto io sono pazza della microbiota. Andiamo a distribuirlo in modo omogeneo, 175-180 grammi. Infornerai i vostri brownies su più o meno 170 gradi, 180 gradi per 10 minuti, dopodiché lo tiri fuori e lo lasci raffreddare per un altro 10 minuti. Se non sono abbastanza, diciamo, consistenti, lo potete tagliare a cubetti e lasciare in frigo per la serata, così diventeranno super super consistenti il giorno seguente. Guarda la consistenza di questo brownie, ok? Andiamo a assaggiare. Nessuno crederà che non è super super grasso o ingrassante. Buono, gustoso, ricco di fibre e proteine e povero di tutto quello che non vogliamo mangiare. Ricordate che per avere i prodotti di Spoon Spring potete andare su utilizzando il mio codice GILYT per uno sconto pari al 15%, e vi aspetto al prossimo blog insieme per Food Spring. Baci dalla Jill.